Grazie Presidente. Questa mozione era stata già depositata prima che intervenisse la conferenza stampa della sindaca e dell'assessore al personale De Santis, quindi per cui siamo completamente in linea sull'argomento. Proprio in conferenza stampa pochi giorni fa è stata annunciata le intenzioni di questa amministrazione per il futuro, che sono quelle di, oltre ad aver sbloccato il famoso concorsone 2010, e quindi siamo adesso nel 2020, sono passati 10 anni dall'ultimo concorso che per annose questioni era rimasto bloccato, e che questa amministrazione, grazie anche soprattutto all'assessore De Santis, ha visto finalmente la conclusione con le prossime assunzioni di idonei, quindi lo scaricamento completo delle graduatorie. E anche un dato, ed è emerso un dato molto preoccupante, che appena insediati si è fatta una ricognizione sul personale e si è scoperto che soltanto una manciata, ma parliamo di poco più di 20 unità, su oltre 20.000 che è il personale della macchina capitolina, avevano meno di 30 anni, il che significa che è arrivato il momento di continuare il lavoro iniziato e di continuare a rendere più moderna anche a livello anagrafico la macchina, non perché, per carità, l'esperienza è sempre ben accetta, ed anzi fondere le esperienze con la gioventù del nuovo assunto è sempre una buona cosa, però insomma c'è bisogno anche di portare il nuovo. Questa mozione chiede nello specifico per la polizia locale un nuovo concorso pubblico. Ad oggi sappiamo che il corpo di polizia locale consta di circa 6.000 unità, numero più numero meno, che Roma Capitale ha una estensione territoriale enorme di quasi 1.300 km quadrati, che rapportata alle altre capitali europee risulta essere fra le più estese, con una popolazione cittadina, di residenti, che sta circa sui 2.800.000, senza considerare il carico cittadino quotidiano tra pendolari e turisti, che porta la popolazione a circa 4 milioni al giorno. Abbiamo poi una legge regionale, la numero 1 del 2005, che disciplinando il funzionamento della polizia locale ci dice che il corpo in servizio, nello specifico a Roma, dovrebbe essere rapportato nel modo seguente, ossia avere 2 agenti ogni 600 abitanti residenti, il che, facendo 2 conti con il carico cittadino, dovremmo stare sulle 9.000 unità. Ad oggi siamo ancora in carenza, nonostante il grande sforzo di questa amministrazione di continuare ad assumere, e ricordo che c'era una graduatoria di 300 vincitori e 1.240 in totale tra vincitori ed idonei, e è quasi stata esaurita del tutto. Quindi si chiede con questo atto di indire un nuovo concorso della polizia locale, anche in base alle richieste che vengono fatte proprio dal corpo di polizia locale, ma che anche questa amministrazione rileva ovviamente come necessità, chiedendo appunto, dopo previa approfondita analisi del personale attualmente in servizio, quindi guardando al numero delle unità, all'età anagrafica che è un pochino alta, quindi intorno ai 54 anni, e soprattutto le mansioni che sono in sofferenza e che riteniamo come Movimento 5 Stelle, come consigliere Movimento 5 Stelle, che siano soprattutto quelle di presidio sul territorio, perché come diceva giustamente il consigliere Coia prima, il presidiare il territorio è importantissimo. Abbiamo un territorio vastissimo, abbiamo comunque un corpo di polizia locale che ancora non ce l'ha fa a mantenere questo tipo di standard, quindi assolutamente con forza chiediamo nuovo concorso pubblico e ovviamente anche in futuro di prevedere la possibilità, come anche la legge ci consente, di scorrere le graduatorie oltre ai vincitori ed attingere anche agli idonei per arrivare quindi a colmare quel gap strutturale che c'è da troppo tempo. Grazie.